come questo. Buongiorno Isabella. Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, nonostante l'influenza, il raffreddore e tutti i mali di stagione, comunque Isabella, cioè, è una certezza per l'intera rete degli edicolanti. L'abbiamo chiamata, diciamo, per dare spazio a lei, naturalmente, a proposito di questo tema della poesia e di come, compito arduo per la verità, può essere in qualche modo, beh, diciamo così, accostata all'edicola. Tu ce l'hai un'idea su questo binomio, visto che da un po' fai presentazioni di libri e in qualche modo si potrebbe arrivare alla poesia, che è ancora un argomento ostico. In un servizio precedente abbiamo parlato con Francesca Farina di poesia e lei ci ha detto che secondo alcuni calcoli ci sono beh, 2 milioni di poeti più o meno famosi, più o meno potenziali, più o meno pubblici in Italia, eppure questi 2 milioni di poeti non riescono a venir fuori, non riescono a manifestarsi, sia dal punto di vista della produzione che soprattutto dal punto di vista della lettura, perché uno chiaramente potrebbe presupporre, beh, se ci sono 2 milioni di poeti, ci sono anche 2 milioni di persone che leggono di poesia, ma questo non è, stando appunto a quello che ci dice il mercato. Ogni tanto, e questa è la domanda che volevo farti, Isabella, ci sono dei giornali che hanno come inserto dei libri di poesia. Com'è andata quando, non so, Repubblica piuttosto che Corriere della Sera ha messo tra le sue pagine libri di poesia? Com'è stata la ricezione da parte dei clienti? Sì, concordo con te che se è vero che ci sono 2 milioni di poeti, almeno 2 milioni di loro familiari che comprano i loro libri ci dovrebbero essere. In realtà, insomma, non sembra che le cose vadano esattamente così. Sono state fatte nel passato appunto le collezioni dedicate ovviamente comunque ai poeti internazionali più conosciuti, sia classici che contemporanei o comunque di più recenti, ma in rapporto ad altre pubblicazioni non è andato allo stesso modo, insomma la richiesta è decisamente minore, c'è poco da fare. Ecco, poi vogliamo analizzare le cause, la poesia viene vissuta come qualcosa che deve far pensare ancora più di un libro, in tempi dove il pensiero e la riflessione sono giudicati delle perdite di tempo, forse anche questa è una ragione. C'è anche un altro Sicuro. pregiudizio, quello che la poesia è troppo difficile da capire. È vero, perché poi invece in realtà ci sono dei poeti e delle poesie che sono facilmente interpretabili, cioè non sono tutti poeti ermetici, c'è anche chi descrive delle cose di tutti i giorni, il carciofo, il famoso Il famoso carciofo, no? carciofo, sì. Lode al Quindi, carciofo. esatto, per cui sono divertenti anche da leggere, però questo pregiudizio, insomma, è duro a morire. E Allora, forse è un bene partire dai giovani. Trovo molto interessante l'iniziativa di andare nelle scuole, perché se c'è qualcuno che può sfatare i pregiudizi, sono proprio i giovani, insomma, quelli che hanno già passato la boa della nostra età, sarà dura riuscire a fargli cambiare idea, no? Se non si parte dall'educazione all'arte, alla poesia, penso che sia difficile sfornare delle generazioni che le vivano in modo diverso da quello che è attualmente, insomma. sì, esatto, è un po' questo l'intento dell'associazione culturale che oggi è venuta qui in questo istituto, Conosciamo Roma si chiama, che promuove a sua volta degli incontri poetici chiamate contaminazioni poetiche e oggi ha scelto di venire qui in questa scuola. Noi li abbiamo seguiti cercando un po' di capire dove ci portasse questo percorso. Un percorso, come dici tu, comunque interessante perché siamo a contatto con i giovani. Allora, giornalisti più importanti di me, devo dire, cito Franco Loi dal Sole 24 Ore, sottolineano come la poesia è in fin dei conti la manifestazione
dell'essere di una persona. E forse, riflettendo su quello che tu dicevi a proposito della fortuna delle poesie presso il grande pubblico non vuole entrare in contatto proprio con l'essere dell'altra persona. Cioè c'è questa difficoltà nei nostri tempi a stabilire un canale di comunicazione diretta, perché in fin dei conti con il saggio, con il romanzo, si entra a contatto con un contenuto piuttosto che con una storia, mentre invece tocchiamo con mano un po' la carne viva attraverso la poesia dell'altra persona, in questo caso il poeta, l'autore. E visto che abbiamo sempre un po' paura dell'altro in questi tempi moderni, c'è maggiore difficoltà, maggiore ritrosia. Certo, è vero, però non dobbiamo dimenticarci che in fin dei conti anche Trilussa ha scritto poesie e l'ha fatto in un modo estremamente divertente, ha fatto della satira, il Retravicello era una presa in giro dei potenti che andava bene per il popolo, non era certamente destinata a un'elite, quindi insomma forse dobbiamo ritrovare intanto proprio il modo di riparlarci tra noi persone, dovremmo ritrovare una dimensione un po' più umana dei nostri rapporti, e invece vedo che la stiamo perdendo alla velocità della luce sì. Con tutti questi marchingegni elettronici con i quali chattiamo, pigiamo sui tasti, ci dimentichiamo di guardare in faccia le persone e di capire, cominciamo ad avere anche paura dei sentimenti autentici, no? È più bello quando qualcuno ci fa la faccina sorridente o quella triste, esemplifichiamo così tutta una gamma di sentimenti che la poesia potrebbe tirar fuori, noi la riduciamo a due icone, sono contento, sono triste, fine, poi tutte le altre sfaccettature dell'essere umano in mezzo non sono più contemplate, e forse dovremmo proprio ritrovare la dimensione di uomini per tornare anche alla poesia, no? Hai toccato un tema sicuramente interessante, quello dei simboli e degli strumenti con i quali noi trasmettiamo il nostro stato d'animo. Quindi la faccina vale un po' come simbolo universale, e in questo perdiamo naturalmente millenni di cultura, ma soprattutto perdiamo la nostra capacità di dare forma alle nostre sensazioni interne, cioè a quelle sensazioni che ci appartengono in tutto per tutto e che vogliamo comunicare all'altro. Certo, la comunicazione è sempre una cosa difficile, soprattutto tra umani, perché va interpretata, va capita, va gestita e ci vuole esperienza per poterlo fare. Tanto più ci soffermiamo sulle nostre tastiere, tanto più perdiamo questa capacità, che diventerà poi sempre più difficile da andare a recuperare, insomma, quindi... E forse recuperare appunto la nostra umanità significherà anche recuperare l'amore per la poesia, per capire gli altri, e quindi sono contenta che ci sia l'intervallo, mi sembra di capire adesso. Sì, adesso ci sono echi appunto, forse l'entusiasmo dei ragazzi per l'intervento dei poeti, e arriva un buon segno dalle aule. Gridando viva Pascoli, viva Leopardi, viva Leopardi, sì. Ventolano, insomma, giustamente. Io se questo rumore di sottofondo non ti nuoce più di tanto, io vorrei però ancora farti un'altra domanda. Tu sei impegnata in questo percorso da moltissimo tempo per riportare la cultura, la letteratura presso le edicole, stai segnando dei traguardi importanti, e quindi capire un po' se continuerai anche quest'anno, con quale programma, con quale nuove idee. Ma io conto di sì, l'anno scorso siamo stati abbastanza limitati dal tempo, dal meteo, e quindi se partiremo lo faremo in avanti nella stagione, quindi verso fine maggio, proprio per riuscire ad avere una certa tranquillità, insomma, almeno da un punto di vista meteorologico. E la poesia l'ho sempre trattata poco in realtà, perché effettivamente è un argomento che si fatica ad introdurre, cioè lo vedi nel momento in cui prepari i volantini e li diffondi,
e se ci metti poesia, lettura di poesie, cominciano a storcere il naso subito. Poi invece, quando è capitato, quelle poche occasioni che ho avuto di proporre qualche cosa, è stato divertente e c'è stata una bella partecipazione, però bisogna sempre dosarla con molta cautela. Fino adesso non ho ancora una scaletta, però in questo momento. Bene, allora sarà un buon motivo per tornare a collegarci con te, quindi con l'edicola delle Tre Corti, per parlare del tuo programma culturale per quest'anno. Avrai sentito sicuramente il nostro podcast sull'incontro che c'è stato a Milano con l'AIE, quindi sì, con l'associazione. Vai, volevo appunto sentire la tua opinione, vai. Sì, no, allora io guarda, stavo facendo prima una considerazione tra me e i miei microbi, dove sono molto contenta di quello che fate, sia come adesso questa non è una sviolinata gratuita, ovviamente aspetto la ricompensa, però di quello che state facendo come radio e anche di come sta lavorando il Synergy, perché sta dimostrando veramente di non essere una balena spiaggiata e ingessata dentro a certi schemi. C'è un sacco di attività, un sacco di proposte, e il QR post, ci sono l'articolo 8 che è stato approvato, quindi la messa a punto, insomma io vedo un sacco di movimento. Tu che vai nelle scuole a sentire cosa pensano i ragazzi della poesia, della letteratura, questi interventi continui, contatti con con la piccola editoria, insomma io vedo un fermento che mi fa veramente pensare che questo settore non è morto, questa attività va avanti felicemente, oddio felicemente con le mille difficoltà del caso, però ci sono degli spunti e ci sono degli spunti estremamente positivi e vitali. Io invito tutti i colleghi a fare una riflessione su questa cosa, perché veramente ci meritiamo di più. Non ho capito bene, dovresti ripetere da capo. No, scherzo. La sviolinata me la prendo tutta, anche se non è una sviolinata. No, hai fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché appunto è un po' il segno di questo nuovo corso che in qualche modo è partito anche dall'ultimo direttivo nazionale del Synergy, e che la radio è stata pronta a raccogliere, anche se già da un pezzo stava su questo percorso di innovazione. Il difficile è raccontarlo bene agli edicolanti. Noi in questo periodo stiamo molto insistendo su QR post, appunto proprio per sottolinearne tutti gli aspetti positivi e i pochissimi, anzi quasi inesistenti, diciamo molecolari, aspetti negativi, e speriamo che a partire dall'idea di QR post, che vuol dire sostanzialmente un'idea di rete, quindi riuscire a creare in Italia una vera rete marciante degli edicolanti, ecco, a partire da quello noi cerchiamo anche di parlare di innovazione. Sarà la base di un ragionamento, di un lavoro che poi potrà sovrapporre anche altre funzioni, e quanto abbiamo riportato da Milano sta un po' in quella direzione, perché una volta formata una bella rete di QR post, poi si può cominciare a lavorare su tutte le sovrapposizioni. Quella dei libri è quella più immediata, anche perché non è che scopriamo nulla di nuovo. Vendere libri in edicola è stata sempre una parte dell'attività delle edicole, soltanto che avendo delegato tutto ai sistemi di recapito, ai circuiti di consegna che di solito vengono utilizzati dagli edicolanti, questo ha perso un po' di peso, ha perso di qualità. Bisognerebbe tornare a vendere in edicola libri di qualità, visto che contemporaneamente appunto le piccole e medie librerie stanno chiudendo, quindi il mercato cerca un'alternativa. Ecco, oggi l'ho raccontata così, credo che sia stata ancora più efficace di quanto abbia detto nei giorni scorsi. Ecco, e poi guarda, ora che si parla appunto di fare rete, mi viene in mente una cosa che ti vorrei segnalare, un episodio triste, insomma, che però secondo me va proprio nel senso di appartenenza a una rete, in termini questa volta di solidarietà. Sono stata contattata qualche giorno fa da una collega di Chieti. Sì, l'abbiamo letto su Facebook. Hai fatto bene a riprendere questa cosa e a risottolinearla, vai.
Ecco, mi segnalava il caso di un collega della sua zona al quale è accaduto qualche giorno fa di avere l'edicola distrutta dalle fiamme. Ti leggo due righe dal post che ha messo lui sul suo profilo. Il 19 marzo scrive: la mia edicola è stata distrutta dalle fiamme ed è per me un momento estremamente difficile. Alle 4 del mattino del 16 marzo ho perso tutto. Ho avuto in questi giorni solidarietà da amici